così come l'uomo ammazza con un bastone senza pietà le povere foche. E gli orsi smagriti, che non si riconoscono più, vanno alla ricerca di un poco di cibo, ma è difficile trovarlo. L'Australia, che da mesi brucia, non trova pace e quasi tutti i koala sono stati uccisi dal fuoco. I dati lasciano poco spazio all'immaginazione. E sono impietosi. Sono bruciati circa 12 milioni di ettari di foresta in Amazzonia, 27.000 ettari nel bacino del Congo, oltre 8 milioni nell'Artico, 328.000 ettari tra foreste e altri habitat in Indonesia, per un totale di oltre 20 milioni di ettari, pari pressappoco all'intera superficie della Gran Bretagna. A supporto di questi dati spaventosi vi mostro la fotografia scattata dalla NASA nella settimana che è andata dal 19 al 26 dicembre scorsi. I puntini rossi sono tutti i focolai registrati nel mondo dallo spazio. E per avere un'idea ancora più compiuta di quello che è accaduto nel pianeta negli ultimi 20 anni, vi mostro il video fornito sempre dalla NASA, in cui mese per mese e anno per anno si evidenziano i fuochi attivi che hanno bruciato il mondo. Sono certa che tutti noi, proprio tutti noi, persone della Terra, senz'altro faremo qualche cosa per salvare il pianeta. Perché se salveremo il pianeta, eh sì, salveremo anche noi stessi, non vi pare? Io vi ringrazio di aver guardato queste quattro mie puntate e che ci siano davvero di aiuto per cambiare anche noi, perché l'uomo possa cambiare e che possa veramente vivere meglio su quello che resta ancora su questo pianeta. Ci vuole volontà, volontà, volontà e ancora volontà. Grazie da Gisella Pagano. Sent to tell.